Torna all'Aquila il grande rugby. Lo stadio Tommaso Fattori, gremito del pubblico delle grandi occasioni, ha ospitato l'evento sportivo della stagione in una doppia disputa che ha visto scendere in campo gli atleti neroverdi contro il CUS Genova, capolista del girone per il campionato di Serie A, e successivamente, per la prima volta fuori casa, le Zebre Rugby, squadra parmigiana che assieme a Benetton Treviso sono le uniche due squadre italiane a disputare il torneo celtico di Pro 14 e hanno sfidato i gallesi Newport Dragons. Nella prima partita i neroverdi hanno giocato un primo tempo equilibrato e combattuto. Nella ripresa l'esperienza dei genovesi ha avuto la meglio, siglando 47-24 la vittoria con gli aquilani. Un pubblico affettuoso e soddisfatto della coraggiosa prova della giovane squadra cittadina scesa in campo con una formazione rimaneggiata da diversi piccoli infortuni. Fiato sospeso anche nel match delle Zebre, che riescono a staccare e vincere 34-32 Dragons a soli 2 minuti dalla fine, con meta e trasformazione dell'apertura azzurra canna. Sapevamo che potevamo vincere, il primo tempo non è andato molto bene, poi ci siamo ripresi, ci siamo un po' parlati a fine primo tempo e poi il secondo tempo ci ha dato ragione, anche con un po' di fortuna. Cosa vi aspettate per il futuro? Ora ultime due partite, speriamo che questa partita ci dia sia uno stimolo per le prossime. Il pubblico del Fattori si è fatto sentire più unito che mai, sostenendo la franchigia parmigiana allenata dall'irlandese Michael Brady, come fosse il 16° uomo in campo. Tra le autorità presenti sugli spalti, oltre il presidente FIR, Alfredo Gavazzi, il commissario tecnico azzurro, Conor O'Shea, il team manager della nazionale, Gino Troiani, e il preparatore degli avanti, Giampiero De Carli. Oh, una partita importante per loro, non solo perché la prima partita fuori Parma è una grande esibizione della loro squadra, ma anche loro hanno giocato tanti tempo durante questa stagione buono, senza le vittorie. Loro vogliono una confidenza, una motivazione per l'anno prossimo anche. So, è importante per loro. Loro hanno tanti giocatori con molto potenziale, ma le ultime 3 partite per loro, la settimana prossima contro Ospreys, le ultime partite contro Treviso, è importante per l'anno prossimo anche. So, la grande cosa è che i Zebre sempre le loro giocano come la prima partita. Prima partita giocano con un ritmo, un bello ritmo, molto, molto ambizioso sempre, ma vogliamo che oggi loro vincano queste partite con la stessa ambizione. La festa è proseguita su Viale Gran Sasso, allestito per l'occasione con un villaggio d'animazione e chioschi di street food, dove i giocatori e lo staff tecnico si sono mischiati alla folla di tifosi, in un clima festoso e spensierato.